Enel Solar 2011, area Invex, sono in compagnia di Riccardo Filosa, direttore vendite per il Sud Europa di Power One, una società italiana che produce inverter. Quali sono le vostre proposte in fiera? Beh, le nostre proposte sono molteplici, come sempre. Intanto inizio appunto con ribadire quello che lei già mi diceva, cioè il fatto che la nostra azienda è un'azienda italiana, al 100% direi, anche se la proprietà è statunitense. Noi impieghiamo 1250 persone nei nostri stabilimenti in Toscana, in provincia di Arezzo, dove abbiamo di recente inaugurato un centro di eccellenza per la ricerca e lo sviluppo che impiega e impiegherà entro la fine dell'anno oltre 200 ingegneri, per cui non solo produciamo in Italia ma anche progettiamo in Italia, e i nostri prodotti sono prodotti che si avvalgono appunto dell'ingegneria, dell'innovazione e della tecnica italiana. In fiera promuoviamo un prodotto che abbiamo in particolar modo, diciamo, un prodotto che abbiamo già lanciato a Verona, abbiamo proposto alla Fiera di Roma, e che è il nuovo inverter di stringa trifase che commercializziamo con il nome di Trio. È una macchina assolutamente innovativa che siamo certi sbaraglierà il mercato degli inverter di stringa. Che particolarità? Beh, intanto è una macchina che ha una taglia da 20 e 30 kW, una taglia abbastanza inusuale per inverter di stringa. È una macchina che presenta caratteristiche sicuramente elettriche e elettroniche particolari, per cui ha tutte le caratteristiche di una macchina di alta fascia, elevati rendimenti, piuttosto che prestazioni all'avanguardia in termini di ricerca dell'MPPT, ma anche ha un'elevatissima flessibilità, in quanto è orientata a rendere la vita di chi la installa e di chi la utilizza il più semplice possibile. Quindi è un oggetto che prevede tutta una serie di particolarità e di accorgimenti, anche meccanici, che ne facilitano l'installazione e la manutenzione. Ecco, appunto, lei ha parlato, sta parlando di manutenzione e installazione, e mi sembra di capire da un po' quello che si sente nell'andamento della fiera che sta diventando sempre più importante questo aspetto, cioè la facilità di installazione di questi apparecchi. Sicuramente sì, perché gli operatori che operano sul mercato e in particolar modo gli installatori ovviamente ricercano macchine che siano a loro più comode, quindi naturalmente l'aspetto tecnico e l'aspetto elettronico, puramente elettronico, rimane importante, ma un'attenzione alla parte dell'installazione va comunque sempre data. Volevo anche dire che un aspetto ulteriore sul quale noi sicuramente puntiamo è la robustezza dei nostri prodotti. Queste macchine, questi inverter di stringa, sono garantiti 10 anni di fabbrica, perché anche in questo caso prevedono tutta una serie di accorgimenti che li rende sicuramente robusti, performanti e affidabili nel tempo. Quali sono i progetti futuri della vostra azienda? Beh, sicuramente un consolidamento della nostra presenza nel mercato italiano, un rafforzamento del nostro stabilimento produttivo e della nostra ingegneria, per la quale, dicevo, abbiamo investito di recente inaugurando un nuovo centro di ricerca e sviluppo, nonché l'espansione in territori emergenti, che sono i territori europei a noi limitrofi, quindi Europa dell'Est, piuttosto che Grecia, piuttosto che Turchia, Medio Oriente e anche Africa, il Sudafrica, una zona di espansione futura molto interessante per gli operatori del settore.